frattempo che arriva qui scoprirà che ha delle sorprese in serbo. Aspetta, Avellino, Rossini, Palermo, Santino, siete fantastici. Dove? Il nome di Sperlonga. Santino, guarda questo nuovo album. Ma io ci provo, non so se ci vuoi dire qualcosa, insomma, qualche retroscena piccolina di questo nuovo album. No. Mi piacerebbe moltissimo, poi voi lo sapete che quando comincio a parlare, nonostante tutto, non la smetto. E quindi mi piacerebbe tanto raccontare, ma pian piano poi ci sarà modo, ovviamente. E comunque sarà come un doppio regalo di Natale, nel senso che uscirà dopo le vacanze, quindi ci si potrà regalare. Esatto. Io ho voluto tanto anche fare questa festa tutti insieme perché credo che ce lo meritiamo e se lo meritano loro. Ed è un po' il mio e il nostro regalo a voi. Effettivamente questo raduno si può dire che è stato organizzato dai virginauti stessi, perché lo fanno con la loro presenza. Vabbè, ovvio. E poi i tuoi familiari, senza di loro non si può fare nulla. Esatto. I tuoi familiari, tutti, certo, si sono, certo, messi al lavoro per allestire d'arancio tutto quanto. Io ieri sono andato un po' a vedere, insomma, la scaletta ed erano lì al lavoro a impacchettare tutto quanto. Ma guarda, poi tanto pian piano li ringrazieremo uno ad uno come si deve. Perfetto, perfetto. Tra l'altro so che tu si canterai adesso una canzone. Prima soltanto un'altra domanda, se mi permetti. È vero che adesso uscirà questo nuovo album, ma io pensavo a un festival, pensavo al Festival di Sanremo, insomma, dopo i vari Marco Carta, Valerio Scanu, Virginio parteciperà a Sanremo o non parteciperà a Sanremo? Benissimo, lasciamo spazio alle parole e alla musica allora? Sì. Vogliamo sentirlo cantare? Il nostro chitarrista, un applauso a Marco Cataldi. Grazie mille, accettando l'incontro. Veloce, veloce. Anche perché sei qui a cantare in un momento di festa, sotto il Natale. È veramente bello. Sì, voglio dire, faccio un po' le veci di Fiorello, che dice che bisogna anche ridere ogni tanto, perché sennò comunque non ci se la fa. Il più grande spettacolo, dopo l'Immacolata. Esatto. Allora, andiamo con i premi, andiamo con la prima premiazione. E intanto li ringraziamo perché hanno partecipato e sono stati fantastici. Io veramente ho visto delle cose stupende che avete fatto, ho visto delle cose che mi e ci hanno fatto ridere che non avete idea. E quindi, no, vi giuro, mi avete fatto un regalo grandissimo, perché sono proprio quelle risate di cuore belle perché insomma, perché le fate voi, perché le facciamo insieme. Ok. Anche perché ricordiamo che sei stato tu a scegliere i vincitori. Assolutamente sì. Rigorosamente vicino a questo. Ho fatto una scelta il più obiettivo possibile, insomma. Perfetto, allora partiamo dal contest fotografa finalmente. Sì. E tu? Chiami in realtà Giorgia, non so. No. Maria Antonella Molli. Perfetto, siete tutti fan molto originali. Questo è per te. Brava! Sai già che la vuoi capire. Ti ho già chiesto da dove vieni? No. Da Avellino. Fantastico. Siamo un po' più vicini. Dai, facciamo una cosa, spillettati al momento, vai. Dai, mettiamola. Però è la prima volta che riesco a parlarci e quindi mi prendo un po' di tutto qua.
uno via l'altro. Qui ci sono, sì, uno via l'altro. Ah no, però mi hai raccontato una cosa, vieni qui Virginia. Questo non lo perché... so cos'è. Ah, sono 10. No, anzi. Sarcasmo. Ce l'ho. Malizioso. No. Venite voi qua. Una rissa qua. Mi alzo spesso con la luna storta. Ce l'ho. Diciamo che c'è quel quarto d'ora in cui mi deve parlare. Ammazzeresti chiunque, bene. Genero. Non arrivo al caffè, capito? Come quando lo afferro sono un po'. Capisco, sì, anche. Generoso. Sì. L'ultima. Applauso. Bravo ragazzo a cui piace essere cattivo. Ce l'ho. L'ultima. Questa era l'ultima? Sì, okay. Sei salvo. Sono salvo, okay. Sì, dai, sono salvo. A parte che l'ho risposto più loro. Ti ringrazio. Spegnetemi questo affare. È concisa. Andiamo al contest I Love Arancio. Che si era capito? Ma per caso arrivi da Fondi? Sì, sì. Ci ha messo parecchio ad arrivare qua, eh? Una buona 10 minuti. Sai quanta invidia in tutti loro? Sulla terra sono immagini, sono colori dell'unica e indivisibile luce. Il nostro primo raduno, tu con noi e noi con te, Fondi, 18 dicembre 2011. Uscito un po' di tempo, bellissimo.